Salve ragazzi e bentornati su Fortnite, signori, e siamo nel nostro appuntamento quotidiano con il negozio degli oggetti di Fortnite. È il 20 dicembre 2020 e vediamo quali novità ci sono nel negozio. Andiamo subito a vedere. Allora, subito in evidenza, 14 ore ragazzi. Allora abbiamo Two Sea Slide, un emote. Vediamo un po' come fa questo emote. Ah ok, fa lo slide, fa una specie di tip tap e poi slide da una parte all'altra. È una serie di icone, emote, two side slide, scivola via, prima apparizione, capitolo 2, stagione 2, 500 V-Buck. Ma prima di andare avanti vi ricordo ragazzuoli, se volete supportarmi andate in basso a destra, ecco qui dove c'è scritto supporto a un creatore, e scrivete il mio codice creatore Lord Criamor, esattamente come lo vedete scritto qua, tutto attaccato. Controllate ogni 15 giorni che ogni tanto si toglie, ma insomma, se mi volete supportare, questo è un ottimo metodo. Ma andiamo avanti e vediamo. Ragazzi, un costume nevischio ghiacciato. Questo costume è fighissimo. Fatemelo vedere un attimo. Allora, è un costume raro. Guarda quanto è figa questa tipa. Nevischio ghiacciato. Ogni giorno è una giornata di neve. Prima apparizione, capitolo 2, stagione 1. Molto figo. Guarda com'è animato. È bellissimo sto coso. Ovviamente c'è sempre la parte dinamica della skin, tipo il fiocchetto qua che si muove, molto molto figo. Bello, mi piace tantissimo ragazzi. Questo viene 1200 V-Buck, ci sta, molto molto bello. Ma non è finita qua, perché abbiamo un altro costume, Beardy, costume da 800 V-Buck. Che carino pure questo, non comune, attenzione, nessun secondo tiro richiesto, fa parte del set palla in buca, prima apparizione stagione numero 8. Costa 800 V-Buck, molto carino. È una tipa praticamente tutta vestita rosa, pronta per andare a giocare a golf, suppongo. C'ha pure la gonnellina svolazzante, scarpettine, veramente figo, raga. Questo mi piace un sacco. 800 V-Buck, insomma, non costa manco tanto. Ma andiamo avanti perché abbiamo anche uno strumento di raccolta che si abbina, che si chiama Pilota. Strumento di raccolta non comune, praticamente punta al green, ragazzi. È un ferro, non so che tipo di ferro sia perché non è che me ne intendo tantissimo, però è un ferro da golf, ovviamente. E infatti fa parte del set palla in buca, prima apparizione stagione 8. 500 V-Buck, molto carino pure questo. Ma andiamo avanti perché questa la stavo adocchiando dall'inizio. Attenzione, rubino, un costume, secondo me è raro. Infatti, costume raro, rubino. A volte l'importante è brillare. Fa parte del set strade striate, prima apparizione stagione 10. Andiamolo a vedere un attimino nel dettaglio. È una tipa molto hip hop, vestita di rosso fuoco, signori. Attenzione, c'ha tutti gli accessori, una borraccetta, poi c'ha pure una cartuccia. Sì, è una cartucciera fondamentalmente, cioè so pallettoni da fucile. C'ha pure un parastinchi fantastico. Molto molto figa questa skin. E in più c'è anche, ragazzi, il dorso decorativo che si chiama Allarme Rosso. Mostra a tutti come si fa. Anche questo fa parte del set strade striate, prima apparizione stagione 10. Guarda che carino, c'ha pure le cuffie. L'ho detto, è molto molto hip hop. C'è pure un coltellino, mi sembra giusto. È bellissima sta skin, raga, molto figa. 1200 V-Buck. Ma andiamo avanti perché abbiamo anche gli attrezzini di questa tipa. Tipo, per esempio, strumento di raccolta. Abbiamo uno strumento di raccolta non comune, affettatrice striata. C'è un piccone rosso fantastico, tutto sbilluccicoso. E infatti, mettili in riga. Fa parte del set strade striate sempre. Prima apparizione anche questo, stagione 10. Costa 500 V-Buck, molto carino pure questo. E per finire abbiamo anche il suo deltaplano, cieli striati, deltaplano non comune, un inconfondibile deltaplano striato. Pure questo fa parte sempre del set state striate, bla 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 bla. 500 V-Buck, molto carino. Dai, se prendete tutto il set è carinissimo, tutta quanta rossa col deltaplano, lo strumento di raccolta, secondo me ci sta. Ma procediamo per le offerte giornaliere. Allora, avete 14 ore di tempo anche qua. Abbiamo la prima offerta, che è un costume, ragazzi, strega della notte. Mazza quanto è figo sto coso. Attenzione signori, strega della notte è un costume epico. Sorgi con la luna, fa parte del set osso di luna, prima apparizione stagione 8. È molto figo, è molto molto veramente molto figo, mi piace un sacco questo. È una specie di stregona voodoo, roba del genere. E infatti ragazzi, come dorso decorativo c'è appunto una bambolina affettuosa che sembra proprio una bambolina voodoo. Carina, coccolosa e maledetta, ovviamente. Cioè, non la vuoi maledire una bambolina, cioè mi pare anche il minimo. Anche questo fa parte del set osso di luna, prima apparizione stagione 8. È proprio una bambolina voodoo, vedete, c'ha pure gli spilloni conficcati. È bellissima sta skin, 1500 V-Buck, mi piace un casino.
Cioè, raga, mentre state a giocare vi trovate una di queste di fronte, cioè, secondo me un po' di terrore lo fa. Ma andiamo avanti perché c'è anche Criptico. Fermi tutti, abbiamo Criptico. Costume raro. Criptico, ragazzi, è un maestro del mistero. Fa parte del set Criptico, prima apparizione stagione 9. Infatti è abbastanza misterioso il ragazzo, con questa faccia tutta scura, il cappello, il berretto, che c'è qua dietro? Cioè, c'è una cinta che non serve a niente. Tutto incazzatissimo. Controlliamo un attimo la sua skin. Molto bello questo costume, mi piace. Veramente, veramente bello. Fatto molto bene. C'ho pure qualcosa in tasca, ma non sappiamo cosa. E insieme a questo, a 1200 V-Buck, abbiamo pure il dorso decorativo, che è schiena spettrale. Su quelli là tridimensionali fighissimi. Questi mi piacciono un sacco. Mostra un po' di spina dorsale, porca zozza. Hai ragione, fa parte del set Criptico, prima apparizione, stagione 9. Molto bello anche questo, raga. Ci sta. Ci piace. E poi, ragazzi, attenzione perché abbiamo le novità. Novità, cos'è? Alce pestatrice, strumento... No, vabbè. Strumento di raccolta, raga. Raro. Alce pestatrice. L'alce è libera, signori. È libera di sfasciare tutto quello che vogliamo. Guarda che figa, c'ha pure il gancio per appendere. No, vabbè, ma è dettagliatissima sta cosa. Guarda le lucette. Madonna, le lucette come sbrilluccicano. Fa parte del set Comando Cacao. Prima apparizione, capitolo 2, stagione 5, 800 V-Buck. Mi piace un sacco questa cosa, eh. A strumento raccolta alce pestatrice. Molto, molto bella. Andiamo a vedere se abbiamo altra roba. Sì, ragazzi, abbiamo un po' di emote. Allora, Pumpernickel. Che cos'è Pumpernickel? Un'emote rara. Mamma mia, guardate il nostro Tony Stark come balla felice. Pompa al massimo, ragazzi. Prima apparizione stagione 5. Infatti è gasatissimo il ragazzo. 500 V-Buck. Mi piace pure questa, devo dire la verità. Molto carina. Andiamo a vedere. Abbiamo un'altra emote. Corsa della foglia. Attenzione, questa forse già l'ho vista. Sì, ce l'ha, bellissima. La voglio, questa la voglio tantissimo. Una tecnica di corsa segreta, raga, in stile Naruto, assolutamente. Prima apparizione stagione 10, mobile, attenzione. Bellissima questa. Guarda che figata, c'è pure l'effetto tutto sbrilluccicoso qua, delle particelle che se ne vanno. Guarda, tutto... Mi piace, ci sta. Bellissima. 500 V-Buck, ottima. E poi abbiamo, signori, attenzione, quando dobbiamo sfottere qualcuno, un'altra emote. Applauso lento per la serie bravo, hai fatto la battuta, bravo. È un'emote non comune, esprimiti in libertà sul campo di battaglia, prima apparizione stagione 1. Bravo, ci sta. Anche questa mi piace, costa solo 200 V-Buck, raga, economicissima. E poi abbiamo sempre, facciamo sempre il solito riepilogo, dei superstiti in armi, praticamente la serie di Walking Dead, che hanno tutti quanti, questi hanno uno sconto di 1100 V-Buck. Costano 2500 invece di 1600, come sempre abbiamo il costume di Mission, poi abbiamo il dorso decorativo epico, abbiamo lo strumento di raccolta sempre di Mission, poi abbiamo il costume di Daryl Dixon, abbiamo il dorso decorativo di Daryl Dixon e lo strumento di raccolta di Daryl, molto molto carino. Oppure possiamo prenderli ovviamente separatamente, quindi ci prendiamo il costume di Daryl con il dorso decorativo e lo strumento di raccolta a 1800 V-Buck, oppure ci prendiamo il costume di Mission con il suo dorso decorativo e con lo strumento di raccolta, tutto quanto per 1800 V-Buck. Molto carini pure questi qua. E andiamo a vedere, è la stagione, ragazzi. Anche questi li abbiamo visti ieri, abbiamo questa emote bellissima canta insieme che già ce l'ho. Poi abbiamo un costume raro, Ser Bastoncino, che è uscito ieri con il suo dorso decorativo molto carino per 1200 V-Buck. Poi abbiamo i bastoncini Dandy Eleganti, strumento di raccolta a 500 V-Buck. Abbiamo inoltre il deltaplano non comune, Caramello Plano, molto figo, a 500 V-Buck. E abbiamo i costumi, quelli pigiamosi, Disturbatore Festivo, ognuno di questo ha 4 stili. Eccoli qua, 1, 2, 3 e 4, sono molto simili tra di loro gli stili. Cambia giustamente il personaggio, abbiamo questo tipo qua, abbiamo il pattugliatore in pigiama, poi abbiamo il comandante confortevole e abbiamo il disturbatore agrifoglio. E poi abbiamo, ragazzi, dorso decorativo Breakers Bruciatore, molto figo. E ovviamente abbiamo anche una copertura non comune in stile natalizio, Feste Confortevoli a 300 V-Buck. Per il resto, ragazzi, abbiamo il costume incursore dal naso rosso a 1200 V-Buck, e questo qua l'abbiamo già visto. Abbiamo un altro costume non comune, 800 V-Buck, Ranger naso rosso, che è questo qui. E poi abbiamo Stai in campana, una emote carinissima da 500 V-Buck. E poi abbiamo un altro costume, Dolph, questo è raro, questo è molto bello, raga, questo è veramente bello. Guardate com'è animato benissimo, con il suo dorso decorativo, anche questo animato molto molto figo. E come al solito abbiamo la serie Master Chief, ecco qua,
che viene 2600 V-Buck invece di 4000, dove abbiamo la skin, il costume di Master Chief, abbiamo il dorso decorativo Battle Legend, abbiamo il martello gravitazionale come strumento di raccolta, un deltaplano, un Pelican, e poi abbiamo anche un emote, il mini Warthog, molto molto carino. Oppure possiamo prendere semplicemente la skin, il costume di Master Chief con il suo dorso decorativo a 1500 V-Buck, oppure possiamo andare a prendere il martello gravitazionale 800 V-Buck, il deltaplano 1200 V-Buck, costa sto coso, sti cacchi, è enorme però, porca miseria. Oppure giustamente l'emote, il mini Warthog, che costa 500 V-Buck. Come sempre abbiamo la serie Star Wars, sta skin non mi stancherò mai di dirlo, è troppo bella, è fatta carinissima. Per gli amanti, raga, per gli amanti di Star Wars questa è un must. Oppure abbiamo l'X-Wing, pure questo è fighissimo, il deltaplano, troppo troppo bello. E poi andando giù abbiamo le offerte a tempo, le solite tre offerte a tempo, i tre pacchetti. Abbiamo il pacchetto da 3,99€ che ti danno anche 600 V-Buck, che comprende praticamente la skin di Diva Diamantina, il suo dorso decorativo, abbiamo lo strumento di raccolta e appunto i 600 V-Buck. Se invece vogliamo spendere un po' di più e avere una cosa un po' più figa, abbiamo il pacchetto Leggende Polari, 19,99€, un botto di roba, qua ci sta un sacco di costumi, abbiamo Operazione Zabaglione congelato, abbiamo il costume Pesce Secco congelato, abbiamo il costume di Lanietro, ognuno di questi ha i vari stili. Poi abbiamo il dorso decorativo Guglie del Castello, un altro costume nome in codice Elfo, abbiamo un altro dorso decorativo Elfo, scudo Elfo, e poi abbiamo il ruggito potente come emote. E poi c'è il pacchetto che mi piace di più a me, che è questo qua, bellissimo, 29,99€, questo c'ha un botto di roba, c'ha Joker, gli stili di Joker, ragazzi, dobbiamo vedere perché sono belli, c'ha tre stili diversi, Joker mi piace tantissimo. Abbiamo il costume di Poison, pure questo che ha due stili diversi. Abbiamo il costume di Remida, anche questo è leggendario addirittura con due stili. Poi abbiamo i vari dorsi decorativi, quindi Florilegio oppure Ghigno di Morte, che è molto molto carino. Abbiamo anche quest'altro dorso decorativo che è emblema di Mida, il mantello. E poi abbiamo gli strumenti di raccolta, l'incoronatore. Poi abbiamo l'ascia d'edera, abbiamo il tiro mancino e abbiamo la vendetta di Joker, che è troppo troppo figa. E per finire la nostra scia pesca una carta. Detto questo, c'è il solito pass battaglia oppure la crew di Fortnite. Ragazzuoli, anche per oggi abbiamo spulciato per bene il negozio oggetti di Fortnite. Io come sempre spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando ragazzi, non dimenticatevi di supportarmi se avete voglia, cliccate in basso a destra, supporto a un creatore, scrivete Lord Kriamor per supportarmi e poi cliccate sul tasto accetta. Per questo video mi fermo qua, ragazzuoli, lasciate un like, spulciciate, condividete il video del canale sui vostri social, noi ci vediamo sempre oggi, sempre sul canale per nuovi video e nuove live. Ciao a tutti!